L'argomento del libro che vi presento stasera è il rock. E il libro, difatti, si intitola La storia della chitarra rock. È scritto da Luca Masperone e Stefano Tavernese, che sono anche degli amici, e edito ancora, come già abbiamo visto, La storia del blues per le edizioni Oepli. Diciamo, la fattezza del testo segue ovviamente la stessa linea editoriale, per cui a fianco appunto alla narrazione principale esistono dei punti di fuga, di uscita, dove si raccontano cose diverse. Ma ad esempio, parlando della storia del rock, non si parla solo di chitarristi, si parla per esempio anche della nascita della chitarra elettrica, che è stata un po' travagliata, no? Perché non si pensava come oggetto che potesse in qualche modo avere un futuro, no? Quindi diciamo c'è stata un'insistenza, no? Per fare in modo che la chitarra elettrica venisse apprezzata. Poi ovviamente nel momento in cui dal punto di vista anche di una resa industriale il risultato c'è stato, chiaramente è esploso grazie anche a tanti chitarristi che si può dire abbiano inventato la chitarra elettrica. E c'è una parte anche dedicata agli amplificatori, no? Per esempio la vicenda di Marshall, che è diventato l'amplificatore per antonomasia, no? Che ha attraversato tutti gli anni 60 e 70, e con varie edizioni, amplificatori fatti più per il metal, amplificatori fatti più per il rock in senso classico. E poi c'è un bel capitolo anche dedicato, per esempio, allo studio di registrazione come strumento. Si parlava in questo caso dei Beatles, perché i Beatles sono stati fondamentali, hanno inventato tantissime cose che hanno riguardato la scena musicale, che è importante per capire anche diciamo una forma musicale nelle coordinate storiche all'interno delle quali è nato, no? Per esempio il merchandise. Uno dice: ma cosa c'entra il merchandise? A me non interessa, mi interessa la musica. Benissimo, ma se uno si occupa di musica, come è il caso mio, cercando di capire come mai in un certo periodo storico si suona in quella maniera lì, ci sono quei discorsi lì sulla musica, c'è un ambiente sulla musica di un certo tipo, ecco. Questo tipo di approccio, evidentemente, che considera la musica anche dal punto di vista linguistico, del linguaggio e del segno che la musica è chiaro che allora diventa importante anche occuparsi degli elementi di costume, che sono certamente il contorno della forma musicale, ma che comunque sono importanti, e in questo testo troveremo raccontati anche queste vicende. Dicevo, lo studio di registrazione usato come strumento. Sono stati i Beatles per primi a sperimentare anche cose di cui c'è traccia, ovviamente, soprattutto nei loro ultimi album, no? White Album piuttosto che Abbey Road, eccetera, eccetera, soprattutto quando poi i Beatles iniziarono ad avere l'etichetta propria. Come potete immaginare, tutti gli appassionati di rock, diciamo, non avranno difficoltà a intuire che cosa, di quali chitarristi si parla, no? Si parlerà inizialmente di chitarristi blues come Robert Johnson, eccetera, ma poi per arrivare alla prima vicenda elettrica importante, quindi la scena dell'inizio degli anni 60, no? Con John Mayall, quindi la scena blues, capire anche come mai c'è stato la British Invasion, come mai il blues è nato negli Stati Uniti, il rock and roll è nato negli Stati Uniti, il rhythm and blues è nato negli Stati Uniti. Poi però, se noi ci mettiamo qui a citare i gruppi che hanno fatto la storia del rock, potremmo andare avanti per minuti e minuti e citare solamente gruppi inglesi, Led Zeppelin, Deep Purple. Anch'io da ragazzino pensavo che Jimi Hendrix fosse inglese, perché in effetti Jimi Hendrix è stato preso da Chas Chandler, che era il bassista degli Animals, che si mise a fare l'impresario, lo portò in Inghilterra, e in Inghilterra, ovviamente coadiuvato da altri due musicisti, Mitch Mitchell e Lou Reading, è uscito poi a livello internazionale ed è stato uno di quelli che ha inventato la chitarra moderna, indubbiamente. Quindi sono raccontate un po' tutte queste vicende. Quindi si parlerà di Jimmy Page, prima negli Herbert, poi
poi nelle Zeppelin e così via. E poi ci sta una sfilza di chitarristi che più di ambientazione blues, come può essere, diciamo, Johnny Winter, piuttosto che altri. E si parlerà dei Cream, ovviamente, dei Tanya Shafter, dei Pink Floyd, dei King Crimson con il Progressive, eccetera, eccetera. Ma soprattutto è un racconto che ha una sua completezza, no? Quindi lo suggerisco per gli amanti del rock.